Ok, ci siamo tutti, proviamo a riprendere con nuovi e migliori sistemi audiovisivi. Allora, eravamo sulla voce efficienza. Efficienza è, qui la definiamo come il costo per unità. Costo di cosa? È il costo delle risorse impiegate specificatamente a gestire il processo. Le risorse possono essere risorse umane, come in questo caso sono gli unici tipi di risorse. Le risorse possono essere risorse materiali, macchine operatrici, l'impiego di una macchina operatrice, l'impiego di uno spazio o di un volume che ho, il costo di materie prime. Dipende da quale processo ovviamente che sto descrivendo. In questo caso l'unico vero costo è il tempo delle persone che ci lavorano. Noi dobbiamo imputare, stiamo parlando di efficienza, dobbiamo imputare, capire quanto costa gestire un singolo ordine. Quanto costa significa quanto del costo del personale genericamente va a finire nell'espletare quel servizio. No? Tanto per riprendere discorsi che poi facevo con qualcuno di voi nell'intervallo, è diverso rispetto al costo totale del personale. È il costo del tempo che il personale dedica a questo processo qui. Poi ci saranno alcuni processi, cioè se noi pensiamo un call center in cui le persone sono da quando entrano, quando escono, fanno sempre esattamente lo stesso tipo di lavoro, allora il costo del personale dedicato all'espletamento del servizio coincide col costo del personale, punto. Ma invece in un sistema più articolato in cui le persone non sono dedicate al 100% a fare un singolo task, va separato. Allora, il metodo di calcolo che si usa normalmente è, se io riesco a fare in modo analitico, è il tempo dedicato al processo moltiplicato il costo orario del personale che svolge questa cosa diviso numero di ordini effettuati. Il tutto ovviamente nell'unità di tempo, no? Tra parentesi, nell'unità di tempo. Scelgo un'unità di tempo, poi tutti questi valori li calcolo rispettivamente rispetto a questa unità di tempo. Ad esempio il mese X, come si diceva prima. Quindi ho un costo che non è lo stipendio della persona, il costo della persona, ma è la frazione del costo della persona dedicata a fare quel lavoro lì, in cui effettivamente fa quel lavoro lì. Ok? Rispetto al numero di ordini effettuati. Perché questo effettivamente è una misura di costo, costo unitario. Se io dovessi vendere questo servizio so quanto mi costa. Poi ovviamente nel momento in cui lo vendo io devo prevedere di coprire i costi diretti, che è questo, coprire eventualmente anche gli altri costi indiretti o accessori, come ad esempio il fatto dei tempi morti delle persone, in qualche modo la persona devo pagare, ma non fa parte del costo del servizio, il tempo morto, ma lo devo mettere chiaramente nel prezzo di vendita, è più utile. Ma quello è un discorso diverso, no? Come faccio a gestire il tempo in cui la persona non è dedicata a questo processo ma a un altro oppure a nessun processo? Quello è un problema di efficienza del personale, che non è un problema di efficienza del processo, ma sono due punti di vista diversi. Questo non sempre si può, di questa espressione, chiaramente il pezzo più difficile da calcolare è questo. Perché se non fosse una persona, fosse una macchina operatrice, io posso mettergli un timer sopra per capire quando lavora e quando è ferma. E posso avere un costo orario, a questo punto non del personale ma della macchina, prendendo l'ammortamento, la macchina costa tot, più tot di manutenzione, si ammortizza in 10 anni, faccio il conto e mi viene fuori
quanto mi costa ogni ora in cui la macchina esiste. Se poi ogni ora in cui la macchina esiste, un'ora in cui la macchina esiste e lavora, meglio. Se un'ora in cui la macchina esiste e non lavora, è un costo che io devo comunque pagare, l'esistenza di quella macchina, ma non posso attribuire a un processo, poverino, che ne può il processo, lui non vuole niente. No? È un problema poi di efficienza dell'uso della macchina, ma non è efficiente l'esecuzione di questo processo. E quando sono delle persone è difficile ottenere questo numero qua, tempo dedicato al processo. Lo si può stimare, lo si può osservare, misurare, magari, cioè, osservi una persona un giorno o due, vedi quanto tempo ci vuole, e allora hai un numero, hai un indicatore, che non è il tempo, diciamo, analitico, ma è un tempo stimato. Ecco, questo dal punto di vista dell'efficienza. Costo per unità. Produttività dell'unità, produttività è il volume rispetto alle risorse, è il contrario del costo. Io ho una produttività maggiore quando a parità di risorse ottengo un numero, un volume di risultato maggiore. Mentre il volume che abbiamo definito qua è il numero di ordini nel mese in unità di tempo, la produttività è il numero di ordini rispetto alle risorse che ci metto per ottenerlo. Se io nel mese di dicembre ho raddoppiato il volume, non è detto che abbia raddoppiato la produttività. Perché se magari ci ho messo tre persone anziché una, avendo triplicato le risorse, ho ridotto la produttività, pur aumentando i volumi. Ok? Sono due misure completamente diverse. Sotto Natale che vendo, adesso questo non è il caso del MEPA, no? Ma sotto Natale che vendo di più, ma ho una produttività migliore? Magari no, perché devo prendere del personale aggiuntivo per poter gestire i volumi aggiuntivi, e la produttività magari è la stessa, o magari è minore perché il personale aggiuntivo non è abbastanza, brutta parola, skillato, no? O del mestiere, quindi non è efficiente come gli altri. Ok? Quindi questo lo faccio sul personale, ma vale di nuovo sul macchinario, eccetera, eccetera. Un indicatore è del tipo numero, portiamo così, volumi di output, in generale, diviso costo delle risorse. In questo caso risorse umane o risorse di altro tipo. È l'inverso di quello precedente, ok? L'utilizzazione delle risorse è invece ciò che dicevamo prima, ciò che manca. Se io ho una macchina, lavora al 100% per gestire questo processo o lavora al 10% e il 90% rimane ferma? L'utilizzazione delle risorse è la percentuale del tempo per il quale queste risorse sono dedicate al processo. Quindi è il tempo dedicato, tempo che una risorsa, per cui una risorsa è dedicata al processo, fratto il tempo totale. Allora, ovviamente questo è un numero tra 0 e 1, tra 0 e 100%. La risorsa è utilizzata al 100% quando è sempre dedicata al processo. Se la risorsa è dedicata al 50% al processo, è bene, è male, non lo so. Può darsi che vada bene, nel senso che io so che l'altro 50% lo utilizzo in un'altra parte. Adesso stiamo parlando di risorse umane, ma se penso a una risorsa logistica, che ne so, un magazzino, un piazzale, no? In cui devo. Allora avere un magazzino utilizzato al 100% è pericoloso, perché non mi dà margine.
se devo ordinare qualche cosa, se devo ricevere qualche cosa, non so dove metto. Quindi l'utilizzazione non è detto che 100% vada bene e tutto il resto vada male. No? Dipende da qual è il mio obiettivo, devo sapere qual è il mio obiettivo. Devo sapere cosa misurare e qual è il valore a cui ottenerlo. Ci sono macchine che se usate al 100% si usurano più in fretta. Quindi la loro vita utile si riduce, quindi il costo operativo orario aumenta. Allora magari ci sono macchine che è meglio far lavorare al 50%, al 20%, all'80%. Quindi ci sono ragioni di... se voi, parlo di cosa conosco, se voi mettete su un data center, no? Con dei computer, su quel data center andate a vedere, a verificare che le CPU lavorano sempre al 100%, i dischi frullano sempre al 100%, state pur certi che questa cosa qui il mese dopo la buttate via. Uno, perché i dischi si rompono, e due, perché se la CPU lavora al 100% il sistema è lentissimo perché non riesce a rispondere alle richieste. Quindi in quel caso delle risorse devono essere utilizzate per una percentuale inferiore. Quando l'utilizzazione in quel caso sale sopra una certa soglia, mi devo preoccupare, devo aggiungere risorse in modo che l'utilizzazione scenda. Quindi è chiaro che se ho un data center sterminato con tutte le macchine che sono utilizzate allo 0,7%, anche lì in termini di efficienza non sono granché. L'efficienza massima è sempre tirare per il collo tutto. Tirare per il collo tutto non è detto che sia la soluzione migliore in termini di costi e di produttività complessiva. Questo va a vedere, come tutte le metriche, vanno a prendere un pezzettino. Se tu guardi solo quel pezzettino lì, sei sicuro, qualunque sia questo pezzettino, sei sicuro di farti del male. Qualunque metrica, per buona che sia, per intelligente che sia, se viene presa da sola è distruttiva. Perché porta il sistema in un punto di lavoro, qualunque sistema sia, che è sbilanciato. E quindi per quello che si usa un insieme di indicatori che in qualche modo vadano a tenere sotto controllo i vari aspetti. Allora, in questo tipo di processo, l'efficienza è un fattore importante? Perché noi abbiamo due lavori da fare, no? Ragionare su quali possono essere i KPI e poi identificare quelle più importanti. Adesso stiamo andando, come dicevo, un po' a tappeto in modo da poter coprire i ragionamenti che si fanno nei vari casi, ma poi dobbiamo chiederci in questo processo. In questo processo io non ci vedo molto un problema di efficienza, proprio perché buona parte del processo è, diciamo così, vincolata da effetti normativi esterni, che sono quelli che rubano poi la maggior parte del tempo, dell'efficienza, delle risorse, quindi non sceglierei tra questi, ecco, i KPI più importanti. Poi c'è, andiamo a vedere i requisiti di qualità, qui ne avevamo indicati di tre categorie: conformità, affidabilità e soddisfazione degli utenti. Qui è scritto customer come cliente, ma in generale utente, no? Cioè chi fruisce del servizio. Conformità significa il risultato che ti do è ciò che doveva essere. Soddisfa le specifiche e i requisiti di ciò che doveva essere. Quindi tu hai ordinato un alimentatore per notebook, ti è arrivato un alimentatore per notebook, il prodotto giusto. Se ti arriva una cosa diversa, o una non conformità, cioè un output del processo che è diverso dall'output previsto. Può succedere. Tu quando disegni i processi va sempre tutto bene sulla carta. Poi nella gestione quotidiana, no, i problemi possono esserci. Quindi il più semplice indicatore di conformità è un indicatore numerale che conteggia numero
di acquisti non conformi alle richieste. Ovviamente nell'unità di tempo, perché se conto devo dire su quale intervallo di tempo. Vediamo, scelgo nel mese X, in media, eccetera, eccetera. Allora, questo definito così è definito in modo preciso. Devo però chiedermi, a livello di processo, non conformi, chi e dove e quando decide che un determinato acquisto è non conforme? Perché se no, come faccio a saperlo? Nel mio processo non si vede. Cioè, se mi interessa questo indicatore di qualità, devo arricchire il processo. Perché io qua finisco, l'ufficio acquisti invia l'ordine al fornitore. Poi il fornitore consegnerà, poi la merce verrà consegnata, qualcuno riceve, la consegna al, come l'avevamo chiamato, il proponente, il quale si accorge, ma non è quello che volevo. Quindi dovrà esserci, forse non fa parte di questo processo, ma fa parte del processo di acquisti e ricevimento merce, da qualche altra parte nel sistema informativo, nel modello di processo dovrà esserci, l'accettazione da parte del proponente del bene acquistato. Allora, in quel punto posso andare a fare quel conteggio. Lui mi dice va bene, non va bene. Ok? Quindi in questo momento, in questa parte del processo, questa è una definizione precisa, è un KPI ben definito, ma non siamo in grado di misurarlo, perché dobbiamo prendere il numero di non conformità da un'altra parte, una parte del processo che non c'è. Però ne approfitto per fare un ragionamento in più. Supponiamo di accorgerci, quindi nel processo degli acquisti e ricevimento merci, di accorgerci che c'è un numero di non conformità troppo elevato. Adesso, come numero è difficile da calcolare, no? È molto meglio magari calcolare la frazione di acquisti non conformi. Cioè il numero di acquisti non conformi diviso, no? Il numero di acquisti totali. È più facile da leggere come dato. Guardate che più salite in alto nel management, più dovete dare dei numeri facili, piccoli. Supponiamo di accorgerci che questa cosa è del 10%. No, non è possibile, non è accettabile. Dobbiamo intervenire. Allora, come possiamo fare? Mettiamoci dal punto di vista del management, quindi il sistema informativo, come può supportare il management affinché migliori quell'indicatore? Come faccio a fare in modo che il numero di acquisti non conformi sia minore? Ma io un buco ce lo vedo. Il fatto che il proponente non vede l'ordine d'acquisto. Cioè, i problemi dove possono essere? Il proponente in teoria sapeva che cosa voleva. Questo è un punto critico. Magari l'ha descritto male. Ha scritto alimentatore per notebook e non ha scritto il modello di notebook. O ha sbagliato a scrivere. Quindi questo è un potenziale punto di errore. Se poi dopo si è sbagliato lì, poi tutto il resto di conseguenza è sbagliato. E gli arriverà il prodotto sbagliato, colpa sua. Poi c'è un secondo problema, un secondo punto, che è questo. L'ufficio acquisti crea e invia un ordine, riportando delle informazioni, chiaramente magari dettagliandole in modo diverso, che provenivano dal proponente. Però questo proponente non lo vede più, tenete conto che in mezzo c'è stata la, guardiamo a ramo di destra, la gara del mercato della pubblica amministrazione, per cui chissà cosa è stato offerto in quella gara. Anche nell'aggiudicazione della gara, chi ha valutato è qualcuno dell'ufficio acquisti, che magari non ha la competenza tecnica per riuscire a valutare queste cose. Allora si passa alla fase di ordine di un bene che non è esattamente quello
lì, già lì non è conforme il bene, perché il bene che è stato offerto dall'azienda può non essere conforme con ciò che era stato richiesto. La richiesta era corretta, la richiesta era offerta, di acquisto anche, ma la risposta dell'azienda non era conforme. Qui c'è un processo, sul ramo sinistro non c'è questo problema, perché è il proponente stesso che ottiene i preventivi, quindi lui ha, in teoria, la capacità di capire se quel preventivo è della cosa che gli serve. Ma sull'acquisto tramite gara, se andiamo a vedere il nostro processo, l'ufficio acquisti recupera l'offerta del portale. Quelle sono, fanno fede. Non c'è nessuno che le valuta dal punto di vista del contenuto tecnico. O comunque l'attore qua è sempre l'ufficio acquisti recupera, l'ufficio acquisti seleziona l'offerta più conveniente. Allora qui mi chiederei nei miei KPI se questa frazione di acquisti non conformi com'è ripartita, quanti di questi sono errori del proponente che non ha specificato bene il bene, quanti di questi sono errori dell'ufficio acquisto nel fare l'ordine e quanti di quelli invece sono risposte dei fornitori non conformi che in realtà sono stati accettati perché non c'è stato un controllo tecnico sulle proposte. Cioè, ci sono quattro punti in cui posso sbagliare: la richiesta iniziale, l'accettazione di una risposta di un fornitore non conforme, faccio un ordine diverso, quindi sbaglio a compilare l'ordine, oppure l'ultima può sbagliare il fornitore e poi consegnare la merce. Cioè l'ordine è tutto giusto fino al momento prima, ma poi apro la scatola e c'è una cosa diversa dentro. Allora, cosa succede? A cosa servono questi KPI nella pratica? Ho un indicatore, questo indicatore mi dice va bene, fisiologico, un errore del 2% ci può stare, magari speriamo che non sia sugli acquisti più grossi, oppure questa percentuale sta salendo, è troppo alta oppure è più alta che in passato. Cosa è successo? Allora, devo andare a questo punto a disaggregare, a vedere degli indicatori più piccoli, per capire qual è la causa. Ma dietro un indicatore mi indica, no? Indicatore, un certo fenomeno, una certa qualità. Se questa qualità non va bene, le cause quali sono? Vado a misurare delle qualità più piccole. Vado ad analizzare degli attributi più piccoli, disaggregare, fare debugging di processo, no? Quindi eventualmente, se mi servisse, sarebbe possibile studiare gli indicatori più di dettaglio. Ma, ad esempio, il numero di offerte MEPA non conformi. L'ho messo come sottocasso. Questo numero di offerte MEPA non conformi non lo posso calcolare in questo processo. Se prevedo di volerlo fare, dovrò modificare il processo e dire che qui, dopo che l'ufficio acquisto recupera l'offerta del MEPA, ci devo mettere un altro blocco in cui dico che il proponente visiona, valuta le offerte che sono state appena recuperate ed eventualmente ne cancella qualcuno. Conferma la conformità, valuta la conformità di queste offerte ricevute. Allora lì ho un filtro che dice che ce l'ho, non ce l'ho, la prendo, la butto via. E allora ho un indicatore che riesco a estrarre direttamente durante il processo. Quindi a volte il processo ha delle fasi in più, delle fasi fatte in un certo modo, proprio per poter raccogliere una certa informazione, che mi serve ovviamente per valutare il processo stesso. E questo, se vogliamo, nel mondo ideale. Nel mondo reale si lavora al contrario. Ho un numero di conformità troppo elevata? Allora, fermiamoci un attimo, andiamo a vedere i 12 mesi scorsi, andiamo a riprendere le offerte e andiamo lì a vedere a ritroso dove sono state, dove è nata la non conformità. Qui in qualche modo non agisco ancora modificando il processo, ma vado a ripercorrere il processo che è stato eseguito in passato e
vado a riprendere in mano le offerte, no? Conto, vedo, e calcolo lo stesso quell'indicatore non in tempo reale, ma in retrospettiva. Ci vuole del tempo, chiaramente, per fare questo lavoro, perché se fa parte del processo, alla fine hai il numero in automatico. Se invece lo fai dopo, perché dici, voi fermiamoci un attimo perché cerchiamo di capire, ovviamente ci devi dedicare del tempo per farlo. Ma sai cosa andare a cercare, perché è un processo che ti dice qui. Allora ti permette di capire se la non conformità era da qui in su o da qui in giù, da prima o dopo. Ok, questo per quanto riguarda la conformità, quindi avere un risultato che conforma e soddisfa le richieste. L'affidabilità, in generale, quando parlo di affidabilità, significa che il sistema, di un qualunque tipo di sistema, è la misura, la qualità del sistema di continuare a funzionare anche in presenza di guasti o di anomalie. L'affidabilità del sistema degli audiovisivi, delle aule del Politecnico, è tale per cui noi stiamo continuando a fare lezione perché siamo spostati di aula. Non puoi impedire che qualcosa si guasti. È nella natura delle cose. Non puoi impedire che domani mattina alzi il telefono e la linea non c'è perché c'è un guasto, perché il tuo vicino di casa ha scavato nel terreno, ha arrancato via il cavo o cose di questo genere. Ma il tuo processo è in grado di reagire alla mancanza di alcuni pezzettini e portare comunque al risultato anche se manca qualche cosa, anche se c'è stato qualche malfunzionamento? È chiaro che si parla di, chi parla di reliability spesso parla di graceful degradation, cioè una degradazione graduale del servizio. Se ho un guasto di piccola entità, il servizio sarà, non me ne accorgo quasi. Se ho un guasto più grave, il servizio continua a erogarlo, ma lo erogo magari più lentamente, con meno efficienza, con meno qualità. Ci può stare, no? L'importante è riuscire a tollerare un certo numero di malfunzionamenti, di anomalie, pur continuando a garantire il servizio, anche in modalità leggermente degradata. Il discorso delle aule, la qualità degradata, perché qua fa più freddo, probabilmente sono accesi adesso, siamo entrati, non so su base di quale criterio si accendono i termosifoni qua, e che comunque ci abbiamo perso un quarto d'ora. In quel caso, tanto per fare l'esempio pratico di prima, il malfunzionamento era già avvenuto questa mattina, ma è stato ignorato. Allora, questo è un modo certo per non ottenere affidabilità, no? Allora, in questo tipo di processo dell'acquisto della pubblica amministrazione, cosa possiamo dire? Abbastanza poco. Il problema della fidelità è spesso un problema di disponibilità del servizio o il funzionamento o guasto di attrezzatura. Quindi, se... I problemi sono qua, nell'integrazione con i servizi esterni. Cosa succede se io non riesco a mandare o a ricevere le offerte, cioè i preventivi, cioè le richieste di acquisto o le offerte dal portale della pubblica amministrazione? Mi fermo qua. Qui non c'è... Non c'è un piano B. No? Quindi in questo caso la mia affidabilità nei confronti dei malfunzionamenti di questa parte qui è zero. E quindi non erogo il servizio in quel caso. Vediamo in un altro modo, andate a fare benzina al distributore automatico,
volete pagare col bancomat e dice connessione assente, oppure volete andare a prelevare i soldi, c'è scritto connessione con la banca assente o cosa, voi non prelevate, punto. Cioè rispetto a quel tipo di guasto, l'affidabilità in quel caso è zero. Non ti dà un servizio degradato, non te lo dà e basta. Okay? Allora, come si misura l'affidabilità? In questo caso appunto qualunque cosa vada storto noi ci fermiamo. In realtà l'unica cosa che possono andare storto dal punto di vista diciamo, tecnico sono quelle integrazioni con i servizi esterni e su quelle non c'è nulla da fare. Ci potrebbe essere, ma è molto opinabile, il discorso del silenzio assenso qua, no? Se la Corte dei Conti non risponde perché ha dei problemi suoi, io vado avanti lo stesso, scaduto il termine del silenzio assenso. Però vabbè, non è proprio affidabilità, nel senso che non è che l'ho progettato in modo da poter andare avanti. Le misure di affidabilità spesso dove ha senso, no? Quindi pensiamo appunto ad avere delle macchine operatrici, dei data center, cose di questo genere, di solito si misurano nell'unità di tempo il numero di failure, cioè il numero di guasti, e nel tempo o percentuale di disponibilità del sistema. Se io ho un guasto, ho un data center, si rompe un hard disk, succede tutti i mesi. Si rompe 12 volte all'anno, quello è il numero di failure. Quelle failure, se il sistema è progettato bene, hanno un impatto zero sull'affidabilità del sistema. Nel senso che se tutto va bene, i dischi sono ridondati, quindi di ogni disco ce n'è una sua coppia, tecniche RAID o altre tecniche, per cui se ne sarà un po' uno, me ne accorgo subito, lo tolgo, ne ho già un altro nel cassetto pronto, lo infilo, il sistema si disincronizza e tutto è andato avanti senza mai interrompere il servizio. Quindi delle failure le ho, ci sono, ci saranno sempre. Ho modi per cercare di ridurre le failure? Sì, usare materiali di qualità migliore, stressarli meno e fare una buona manutenzione. Ma poi le failure non saranno mai a zero. Quando capita una failure, ho una mancanza, ho una cessazione del servizio? Sì o no? I contratti che si firmano spesso quando tu, diciamo così, acquisti un servizio, si basano su quel detto service level agreement, un accordo sul livello di servizio. 99,7%. Nessuno ti può garantire sano di mente il 100%. No, ti arriva lo tsunami o cosa. Però la maggior parte dei failure, quindi dei guasti, devono essere previsti da chi ti fornisce il servizio e internamente garantirti che il tempo di fermo può capitare, no? Il 99% significa qualche ora all'anno. No, in realtà di più. L'1% sono 3 giorni. 99,9% sono un terzo di giorno, sono 8 ore in un anno. Mal contato. In un intero anno devi garantire al massimo 8 ore in cui il sistema non sia disponibile. Per qualunque cosa capiti. Manca la corrente, se è temporale, si rompe l'hard disk, si rompe il server, si rompe il camion entrato dentro e si è fasciato le cose. Se hai scritto a livello di contratto lo devi garantire. Il modo per farlo c'è, costa. Così come qui abbiamo garantito la reliability della lezione, anche in modo leggermente degradato, perché avevamo un backup di risorse logistiche, c'è un'aula in più libera, altrimenti saremmo dovuti andare a casa. Così con qualunque altra cosa devo avere un surplus per quello che questo cozza molto con l'utilizzazione. Se devo avere una buona affidabilità, necessariamente devo avere delle risorse che sono sottoutilizzate.
perché sono quelle che verranno tirate in gioco nel momento in cui il calcolato si guasta. Devo bilanciarle. Ma vale su tutto, anche sul personale. Se ho persone che lavorano tirate al collo così, uno si ammala, che fai? E questo sempre, eh? Sempre succede. Perché questo indicatore qua spesso viene un po' preso in cavalleria. Quindi, realmente devo andare separatamente a vedere, a misurare i guasti, cioè le cose che si possono guastare quando lo fanno e quante volte, a misurare l'impatto sul servizio dei guasti, quindi la percentuale di tempo, per cui il sistema non eroga il servizio, oppure lo eroga in modo degradato, che è anche accettabile, ma va comunque minimizzato questo tempo. E poi ci sarebbe anche un altro indicatore, ma se vogliamo, è il cosiddetto tempo di recupero. Cioè, a fronte di una failure, entro quanto tempo tutto ritorna a posto, tutto ritorna operativo. Perché se mi si rompe un disco, me ne accorgo dopo un mese e poi lo devo ordinare, aspettare che arrivi, eccetera, ho un tempo di recupero, magari il sistema sta continuando a funzionare perché aveva delle ridondanze, ma ho un tempo di recupero molto alto. Tempo di recupero alto significa espormi a un rischio proporzionalmente più alto di un secondo guasto che ti arrivi mentre non hai ancora riparato quello prima, e a questo punto ti blocca. Ci sono pensi anche questo videoproiettore, abbiamo visto le aule, no? Di questo blocco qua. Quindi non c'è niente da fare. L'altro indicatore di qualità, che è relativo invece alla soddisfazione degli utenti, sembra legato al primo. No, nel senso che sicuramente se il processo ha un output che è sbagliato, l'utente non può essere contento. Il problema è che l'utente, essendo un rompiscatole per definizione, può essere non contento per molti altri motivi. E ci sono i motivi oggettivi, più facilmente quantificabili, cioè il processo tira fuori delle cose sbagliate, oppure il sistema non è disponibile, non ha un'affidabilità sufficiente. E quindi l'utente non è soddisfatto. Ma poi l'utente può non essere soddisfatto per miliardi di altri motivi. Perché il sistema magari è lento, perché magari il sistema è difficile da usare, perché gli chiede di fare le cose tre volte, perché il suo collega è antipatico, gli cancella i dati, va a sapere. Adesso, le cause... non stiamo qui adesso a cercare di identificarle, cerchiamo però di identificare quali sono le misure che ci permettono di andare a quantificare la soddisfazione degli utenti. Queste sono spesso legate a tecniche di feedback. Cioè, per sapere che un utente è soddisfatto, per sapere se un utente è soddisfatto o insoddisfatto, me lo deve dire, o meglio, glielo devo chiedere. E quindi devo inserire da qualche parte dei meccanismi di feedback. Perché vi rompiamo le scatole con i questionari della didattica? Perché altrimenti possiamo illuderci che siamo bravissimi. E invece solamente facendoti dire dagli utenti, che poi non hanno mai voglia di dirtelo lo stesso, ma facendoti dire che cosa va, che cosa non va, se sono soddisfatti oppure no, riesci ad avere questa misura. Che poi è molto difficile da analizzare, ovviamente. Però non è il processo stesso che te lo dà. Quando parli, questa è una misura di tipo soggettivo e quindi va estratta attraverso dei... spesso, non so se vi è mai capitato di cercare su dei forum di supporto tecnico o cose di questo genere, trovate una spiegazione e poi in fondo c'è questa pagina, ti ha risposto oppure no? Hai trovato le informazioni chiare, soddisfacenti? Sì, no. E questo è un modo molto approssimativo che ha chi fornisce quel servizio di capire qual è la qualità percepita del proprio servizio dal punto di vista dei propri utenti. Te lo chiedo e tu me lo dici. Dipende da chi è l'utente, ovviamente. Se
l'utente in questo caso è l'ufficio acquisti, vabbè, sarà un certo numero di persone in cui una volta all'anno gli si può chiedere di compilare un questionario e di dirci che cosa funziona e che cosa non funziona, quali sono le funzionalità che ritengono. Allora, a questo punto è più facile ottenere quel dato. Allora, quel dato quale? Qual è il dato che... E un modo può essere la percentuale di soddisfazione. Cioè, se io ho una domanda tipo sì o no, se una domanda è tipo sì o no, quanti rispondono sì rispetto al numero totale di persone che rispondono? In caso contrario diventa più difficile analizzarlo, perché se io non ho una domanda sì o no, ma una non ho una domanda la cui risposta sia sì o no, ma una domanda la cui risposta sia, non so, poco, abbastanza, molto, moltissimo, quindi una scala qualitativa di questo genere, ordinata qualitativa, non posso riassumerla in un numero solo, perché dal punto di vista aritmetico non ha senso fare una media di queste cose. E quindi dovrò avere degli indicatori che sono un pochino più complessi, la distribuzione statistica, le frequenze delle varie risposte, così. Lì si apre poi tutta, diciamo così, tutto un mondo di come analizzare statisticamente queste informazioni, che sono molto difficili da convertire in un numero uno. L'altra cosa che c'è da dire a questo proposito è, attenzione, che chi è l'utente? In questo processo c'erano diversi utenti, c'era l'ufficio acquisti che era il nostro, diciamo così, attore principale per lo use case, ma poi c'è il proponente anche, quindi un altro utente che ha punti di vista diversi. Devo andare a tenere conto di tutti gli attori possibili e eventualmente anche degli stakeholder, quindi anche degli attori indiretti. Quindi un sistema può funzionare benissimo da un certo punto di vista, ma in modo inaccettabile da un punto di vista diverso, di un altro utente, di un altro ruolo all'interno del sistema. Boh, se veniamo all'ultimo... Beh, questi sono relativamente più facili da definire perché hanno a che vedere con la tempestività e la linearità del servizio. Tempo di risposta è il tempo che passa da un input all'output corrispondente. Quindi è, se vogliamo, la differenza nel caso del nostro processo. È la differenza tra la data di emissione dell'ordine e la data in cui è stata caricata la proposta d'acquisto, la richiesta d'acquisto. Quindi in questo caso l'esempio è il numero di giorni, anche qui posso fare la media oppure il massimo o altre misure statistiche, tra la richiesta di acquisto e l'emissione dell'ordine. Misurato in un certo periodo di tempo, valgono sempre per questo ragionamento. Questo mette dentro tutto. Magari sono 3 mesi e la maggior parte di questi 3 mesi sono passati ad aspettare, a non far nulla, perché deve rispondere Tizio, perché deve rispondere Caio, perché il fornitore ha i tempi di consegna, eccetera, eccetera. Questo, se io ho un obiettivo di tempo, si può poi rapportare all'obiettivo di tempo proposto. Per cui è il rapporto tra
il response time diviso l'obiettivo. Cioè io voglio, vorrei che tutto il processo si concludesse entro 2 mesi. No, scusate, ho sbagliato a scrivere. On time ratio non è questo, è il rapporto tra numero di acquisti espletati in un numero in response time minore dell'obiettivo diviso il numero di acquisti totali. Io ho un obiettivo di riuscire a erogare gli acquisti entro 2 mesi dalla richiesta. Ho un tempo di risposta medio che può essere di 1 mese e mezzo. Però vado a vedere sui 100 acquisti che ho fatto l'anno scorso, quanti hanno avuto un tempo di risposta, quindi dalla richiesta all'ordine di acquisto, inferiore ai 2 mesi? Sui 195, perché gli altri 5 ci hanno messo più di 2 mesi per disguidi vari. Allora, questo rapporto è il numero, innanzitutto richiede che io abbia definito un obiettivo. Il tempo di risposta è semplicemente un'osservazione, ci vuole questo tempo qui. Ok, questo tempo è buono o non è buono? È quello che voglio o no? Devo cercare di migliorarlo o no? Allora, se voglio cercare di migliorarlo, mi fisso un obiettivo e poi vado a tenere traccia di quante volte sono all'interno dell'obiettivo che mi ero prefissato. Se prendete la bolletta del telefono, vi arriva tutti gli anni, una volta all'anno, con tutta una serie di allegati, che sono i termini di qualità del servizio. E vi dicono cose complicatissime da leggere, perché vi dicono che nel 97% dei casi il tempo di intervento è inferiore ai 3 giorni. Quindi con una frequenza maggiore o uguale di 0,97, il tempo di intervento è minore o uguale ai 3 giorni. E dici a me? Cioè a me interessa quando io ho bisogno, no? Non mi interessa il 97% dei 3 giorni, eccetera. Però quello è il modo con cui vi è stato definito quell'indicatore. Tipicamente vengono definiti a priori, poi valutati a posteriori, ti dichiarano quali sono i livelli di servizio che hanno raggiunti, se fanno del meglio oppure no. Per cui in quel caso non ti danno un tempo di risposta massimo garantito, non ti dicono entro 3 giorni, ti dicono a livello generale la stessa cosa sui treni, sui ritardi di treni, se andate a leggere i dati che danno sono di questo tipo. Non ti danno il ritardo massimo, il ritardo medio, eccetera, eccetera. Ti danno il numero dei casi in percentuale in cui il ritardo di servizio, eccetera, è stato inferiore a una certa soglia di tolleranza. Dominiamo perché? Perché i treni che viaggiano di notte è facile che arrivino in orario, no? Quando non ci sono problemi, quando non c'è nessuno che li vede. Quindi è più facile a pompare quella percentuale, ovviamente, piuttosto che non dire quanti in realtà sono arrivati. Il lead time in questo caso c'è, ma è relativo. Il lead time significa il tempo che intercorre tra quando ho bisogno di attivare il processo e quando il processo prende in carico la mia richiesta. No, pensiamo a un call center, da quando faccio il numero a quando qualcuno mi risponde. Il tempo davanti, no? Che mi porta davanti. In questo caso non ha senso, che il sistema è disponibile immediatamente. Poi chiaramente il acquisti deve, ma quello fa parte del processo, non fa parte dell'attesa per erogare il processo. In questo caso. E questo altro rapporto degli ordini perfetti, la frazione degli ordini, che in questo caso è molto simile alla conformità. Anche se in realtà il fatto che un ordine sia perfetto potrei volersi mettere qualcosa di più che non la conformità, no? Il fatto ad esempio,
questo mi dà la detto intuitivamente, questo mi dà la percentuale dei casi in cui fila tutto liscio alla perfezione, no? Non ho disguidi, non ho ritardi, non ho intoppi. Quali sono i disguidi, ritardi e intoppi? Beh, magari, vedete che qua avevamo diversi tipi di loop, per cui era necessario fare delle modifiche o delle altre modifiche qua sotto perché non è stato approvato, eccetera. Allora, in questo caso il processo termina con successo, ma non è proprio perfetto perché ho avuto delle complicazioni. Cioè, avrò dovuto impiegare più tempo per gestirlo perché ho dovuto rifare e modificare delle cose. Quindi in questo caso potrei definirlo, ad esempio, come numero di acquisti conformi che non hanno richiesto mai modifiche, fratto numero di acquisti espletati totali, oppure numero di richieste, dipende se andiamo a contare anche gli acquisti non accettati. Che siano conformi innanzitutto, se no sicuramente anche se filato liscio, ma poi è arrivata la cosa sbagliata, non posso dire che è andata bene. E che non hanno richiesto mai di passare dalle modifiche o dalle rinunce. Sempre in unità di tempo. Flessibilità qua non ce n'è per nulla, perché è tutto determinato dalle norme. Quindi, dipende molto da processo a processo. Cerchiamo sempre di metterci nei panni di ciascun processo, alcuni di questi indicatori avranno più senso, altri avranno meno senso. Alcuni più o meno senso concettuale. Poi, tra quelli che hanno senso, ce ne saranno alcuni che riteniamo più importanti per questo processo specifico. Allora, in questo caso specifico, se dovessi dire io quali mi paiono più importanti, ma io terrei buoni gli indicatori di volume per capire quanto sto utilizzando questo sistema. Terrei buoni ad esempio indicatori di conformità. Questo mi sembra particolarmente importante, la frazione di acquisti non conformi. Se mi arriva, effettivamente tutto questo processo fa sì che mi arrivino le cose giuste e che mi arrivino in tempo. Più che non le parti di efficienza, produttività, perché tutto sommato il sistema è talmente farraginoso che se mi metto a misurare questi indicatori di efficienza mi viene da mettermi le mani nei capelli. E poi il terzo indicatore, che forse non avevamo scritto qui, devo pensare ai tre più importanti, quindi io avrei messo il numero di ordini di acquisto o l'importo totale degli ordini di acquisto, quindi un indicatore di volume, l'avrei indicato tra i tre, però come ovvio non è una scelta univoca, magari voi avrete potuto ragionare su cose diverse. Sul discorso della conformità, cioè il processo innanzitutto lavora, volume, lavora bene, cioè alla fine mi dà i risultati, al di là del tempo e dell'effort che ci vuole, perché comunque è un processo complicato e lento, però almeno arriva al risultato. E poi la terza cosa che ci avrei messo è il rapporto tra i processi iniziati e i processi terminati con successo. Scusate, non sono qua, coordinazione. Tra il numero di proposte d'acquisto e il numero di ordini effettuati. Cioè, ragionando al contrario, quante volte una proposta non arriva alla fine? Perché non è stata approvata o perché non ho avuto delle offerte? No, per cui alla fine i motivi sono quelli. Dovendomi scegliere tre indicatori non vado a... E quindi questo è un indicatore di efficienza. No? Lo posso anche
se vogliamo, è una tipologia di produttività, perché sennò le richieste che non arrivano a un ordine sono tempo perso, è lavoro che è andato a finire nel nulla. Quindi sarebbe volume di output fratto volume di input, se vogliamo. Se questo fosse al 100% vuol dire che ogni input, cioè ogni richiesta, è stata evasa. No, lo scriviamo in modo più diretto, è ordini effettuati fratto richieste di acquisto. Ricevuti. In questo caso, il caso normale, cioè se tutto va bene, una richiesta di acquisto arriverà prima o poi. Se questo fattore è troppo inferiore all'unità, troppo lontano dal 100%, significa che ho molte, tra virgolette, troppe richieste che si perdono. Si possono perdere nel nostro processo per due motivi. O perché sono scritte male e non vengono, o perché non vengono approvate, quindi non vengono approvate perché sono scritte male, perché la merce costa troppo e il responsabile non approva, tutta una serie di motivi. Ma allora a questo punto sarebbe meglio saperlo prima e bloccarla. Non attivare neppure il processo. Oppure perché la Corte dei Conti non approva. Oppure perché la Corte dei Conti non approva, rifiuta qui. Oppure perché non ci sono offerte. Adesso qui nel processo abbiamo fatto una semplificazione dicendo se non ci sono offerte, ripeto il bando di gara infinite volte, no. Nella pratica a un certo punto mi fermo, se dopo la seconda volta che ci ho provato nessuno me lo offre, pazienza, e quindi mi fermo. Allora, qui ci sono varie cause che possono far sì che io lavoro, preparo le offerte, i bandi di gara, eccetera, eccetera, e poi o nessuno me lo offre, oppure la descrizione è fatta male, mi arriva una cosa sbagliata, le rimando indietro, oppure il direttore non approva, eccetera, eccetera. Allora, se non può capitare di avere delle richieste che non vanno a buon fine, ma dovrebbe capitare in casi marginali e non in percentuali elevate. Quindi, in termini di produttività, più che non andare a fare il conto delle risorse, delle ore uomo, eccetera, andrei a vedere proprio le azioni sprecate, che hanno portato al risultato zero. Allora, dal punto di vista che vi sta a cuore, di cosa scrivere nel compito, in realtà non serve a fare tutto questo ragionamento, noi abbiamo fatto un po' per esercizio, per abituarsi a ragionare. Serve magari appunto mentalmente avere un po' una panoramica su questi vari aspetti dell'erogazione del servizio, della gestione del processo, e poi semplicemente serve, scriviate le tre frasette, possibilmente esatte. No, quindi ad esempio una frase potrebbe essere appunto questa: numero di ordini di acquisto emessi nel mese X, oppure numero di richieste di acquisto emesse in media negli ultimi 12 mesi, in media mensile negli ultimi 12 mesi. 2. Come avevamo detto? Questo, produttività uguale numero di ordini effettuati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di richieste di acquisto ricevute negli ultimi 12 mesi. Ciò che è importante è che la misura sia definita in modo corretto, oggettivo, cioè che sia quantificabile, calcolabile, e che le misure relative a quell'indicatore siano estraibili dal processo. Quel processo ci deve essere, in questo caso, ho un numero di ordini effettuati, il numero di richieste d'acquisto, li vado a intercettare, li vedo nel processo.
dove era il tempo di risposta, lo vedo nel processo. Sono tutte cose che dal processo, tutte informazioni che dal processo possono essere estratte. Ok, quindi quello che vi chiediamo è solamente questo. Noi andremo a vedere che effettivamente siano indicatori ragionevoli, importanti, no? E che soprattutto siano ben definiti. Va bene. Io vi saluterei cominciando a farvi vedere, se mi ricordo dove l'ho messa, adesso mi sono incasinato perché... No, vabbè, niente, perché ci metto troppo tempo a ritrovarla perché avevo le finestre aperte prima, poi l'esercizio su cui lavoreremo domani, volevo cominciare a farvi vedere. Ma magari comincio già a metterlo online questa sera, così se proprio non resistete lo potete guardare domani mattina. Domani mattina saremo in un'aula in cui funzionerà tutto.